Consiglio Comunale di Forio, con delibera numero 47, nella seduta del 3 ottobre 2023, ha conferito l'encomio solenne all'atleta Gianni Sasso. Presso la sala del Consiglio Comunale ad inizio dei lavori del civico consesso, l'amministrazione comunale di Forio ha conferito un importante encomio a Gianni Sasso, campione paralimpico che con le sue epiche imprese sportive da decenni è ambasciatore dell'isola di Ischia in tutto il mondo. Campione per antonomasia, detiene il record del mondo nella maratona, è stato per ben due volte campione d'Italia col Vicenza Calcio Amputati e ha vinto la National League con la Nazionale Italiana di Calcio Amputati, oltre ad essersi laureato campione d'Italia di paraciclismo e ad aver partecipato alle Paralimpiadi di Rio nel 2016. Il sindaco di Forio, Stani Verdi, ha utilizzato parole di profonda stima per Gianni, il cui motto da sempre è «usa quello che hai e fai quello che vuoi», motto che a 16 anni, età in cui in un tragico incidente stradale perse la gamba sinistra, gli diede la forza di ritornare a giocare a calcio con l'utilizzo delle stampelle. Però ti dico che tra tutti questi record, io il record che ti riconosco è quello dell'uomo, perché Gianni Sasso ci ha insegnato a tutti cosa significa essere forti e cosa si può raggiungere con la determinazione. Quindi io, più che farti gli auguri oggi, ti ringrazio Gianni. Al termine della cerimonia Gianni Sasso ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'encomio ricevuto. E comunque sono davvero grato di questa onorificenza che comunque il Comune di Forio mi ha dato. Io sono davvero contento che qui ci siano presenti, insomma, le persone più importanti della mia vita, che è ovviamente la mia famiglia e i miei amici di sempre, che mi hanno sempre supportato e mi hanno portato a raggiungere questi traguardi. E sicuramente questi traguardi non sono solo miei, sono anche loro. Oltre agli amici di sempre che gli sono stati vicino e lo hanno accompagnato passo passo nelle sue imprese sportive, erano presenti anche i genitori di Gianni, visibilmente commossi, mamma Angelina Savio e papà Ciro. Sono contentissima di mio figlio che è arrivato a questo punto, tanti sacrifici che ha fatto, gli auguro tanta felicità, tanta gioia e che invece tante altre maratone. Però devo dire che i compagni è stata l'unica forza che attraverso i compagni ha avuto per andare avanti. E mi auguro, io lo dico, tutto quel che hai fatto l'hai fatto da te, perché hai avuto la forza e il coraggio di andare avanti.